Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di una nuova graphic novel, ovvero Il suono del mondo a memoria di Giacomo Bevilacqua. Questo fumetto è edito da Bao Publishing al prezzo di 21 euro e io conoscevo l'autore per il personaggio di Panda, quindi per le strisce di A Panda Piace. Quando è uscita l'anteprima di questo suo nuovo lavoro sono rimasta veramente a bocca aperta. Non vedevo l'ora che uscisse questo fumetto perché le premesse, i disegni, i colori mi avevano interessata e incuriosita veramente tantissimo. Il 21 di settembre sono stata poi alla presentazione di questo suo fumetto a Bologna ed è stato un evento molto emozionante perché poter vedere un autore che conosci, che segui, che ti piace dal vivo, sentirlo parlare del suo nuovo fumetto, come è nato, quanto ci ha messo di suo, è una cosa per me sempre molto bella ed emozionante. E lui poi è una persona gentilissima e molto, molto simpatica e divertente, quindi è stato veramente molto bello. Ho condiviso poi questa piccola esperienza con Valeria del canale Read Vlog Repeat, che ha intervistato l'autore, e quindi quando sono arrivata alla presentazione ho visto che stavano già filmando ed ero tipo tutta emozionata, oh mio Dio che bello! Ero veramente felicissima e molto contenta per lei e sono tuttora molto contenta per lei, per le soddisfazioni che le stanno arrivando grazie al canale, perché se lo merita, sta facendo un lavoro veramente magnifico con quel suo piccolo spazio su YouTube. Non so se quando verrà caricato questo video sarà online anche la sua intervista all'autore. Nel caso ve la lascio linkata o comunque vi rimando al suo canale perché presto uscirà questa intervista che non potete perdervi. Detto questo, di che cosa parla Il suono del mondo a memoria? Che è un titolo veramente molto poetico. In sostanza parla di Sam, un fotografo che per superare un momento difficile della propria vita decide di mettersi in gioco ponendosi una missione, quella di vivere 2 mesi a New York senza parlare e interagire con nessuno. Della trama non voglio dirvi altro perché secondo me questo fumetto va scoperto poco alla volta, pagina dopo pagina. Per me è stata una continua scoperta, un continuo emozionarsi e conoscere meglio il personaggio, la storia, ma soprattutto New York. Perché sì, secondo me il vero protagonista di questa storia non è tanto Sam, ma la città, New York, che ci viene presentata in una maniera favolosa, ricca di colori, di contrasti, di luci diverse a seconda appunto del luogo. L'ho trovata una cosa molto magica e nel disegnare e colorare questa città mi ha stupito molto l'autore, perché appunto io avevo letto soltanto, diciamo, sue opere in bianco e nero con disegni molto più semplici. Qui invece è tutto dettagliato, cioè sembrano delle fotografie da quanto le tavole sono belle, cioè sono stupende. I colori sono molto autunnali e a seconda appunto dei luoghi della città la luce cambia nettamente, da fredda, bluastra, diventa invece più calda, gialla, arancione. E c'è proprio un punto nel fumetto in cui Sam dice che Central Park, che è difficile vedere Central Park 2 volte nello stesso modo, perché a seconda della stagione, ma anche del momento della giornata, la luce cambia, cambia proprio l'atmosfera, e quindi è impossibile vedere 2 Central Park uguali. Ed è una cosa che mi ha ricordato molto Monet, nel senso che anche lui ricercava questa cosa, disegnava e ritraeva più volte gli stessi paesaggi, gli stessi soggetti, ma in momenti della giornata differenti. Quindi questa particolarità della luce, dei colori, mi ha colpita veramente tanto. Nonostante io non sia mai stata a New York, io l'abbia sempre vista nei film tipo polizieschi, thriller, quindi sempre con una luce molto, molto cupa, molto fredda, l'autore è riuscito a farmi scoprire un nuovo lato di questa città. Un lato forse un po' più romantico, diciamo. New York è una città sicuramente caotica ma anche molto sociale, in cui è facile stringere magari amicizia, trovare le migliori persone al mondo, è una città proprio che ti accoglie. Però tutto questo va in contrasto con Sam, che si pone invece a questa missione di distacco, di solitudine. Oltre a non parlare con nessuno, Sam indossa sempre le sue cuffie, che sono un po' il simbolo per eccellenza dell'isolamento, dell'estraniarsi dal mondo esterno. E una cosa che mi ha colpito molto all'inizio è che questo personaggio si sofferma molto a guardare gli altri. Non ci interagisce, però li osserva. Osserva quante persone parlano direttamente fra di loro, quante magari si tengono per mano
o si abbracciano. E è una cosa che mi ha fatto molto pensare. Quando ho finito di leggere questo fumetto, sono uscita. È una cosa che ho fatto anche io, guardare quante persone effettivamente interagivano fra di loro. Perché in un'epoca in cui la tecnologia ha rappresentato sì un modo per collegare persone molto distanti fra di loro, è vero anche che le ha scollegate in un certo senso dal mondo di oggi, dal mondo in cui vivono. È un contrasto molto interessante. È un tema molto importante quello della comunicazione in questo fumetto. E sempre a proposito di comunicazione, un'altra cosa che mi ha colpito molto di questo fumetto è che non ci sono dialoghi, ma semplici pensieri. I disegni personalmente mi sono piaciuti tantissimo, sono molto dettagliati, pieni di particolari e i colori utilizzati mi piacciono veramente tanto perché adesso siamo in autunno, inizia pian piano la stagione autunnale e sono tutti colori molto sul marroncino, arancio, beige e ci sono poi anche dei forti contrasti fra luce calda, luce fredda, appunto ci sono questi edifici magari in mattoncini, arancioni e poi ci sono invece dei luoghi molto più cupi, più freddi. Mi ha lasciato veramente senza parole sul lato visivo, è veramente stupendo, ci sono un sacco di tavole che vorrei ricopiarle, stamparle, appendere in camera da quanto sono belle, proprio belle da vedere. E a proposito dei disegni, mi sono stupita tanto perché ero abituata appunto al personaggio di Panda e su questo lato l'autore mi ha stupito veramente tanto. Sono molto sorpresa di come riesca a cambiare genere, stile, anche la sua voglia appunto di buttarsi in cose nuove, perché questo è il suo primo, diciamo, grande lavoro a colori. E non è facile cambiare radicalmente stile di disegno, ma anche semplicemente genere. Giacomo Bevilacqua è un autore che ha fatto tantissime cose molto diverse fra di loro ed è molto bello vedere un autore impegnarsi così tanto, voler imparare cose nuove, crescere, esplorare nuovi campi e non accontentarsi, tra virgolette, di un solo genere. Non so se sono riuscita a spiegarmi, comunque è una cosa che mi ha colpito veramente tanto, anche quando presentava appunto il fumetto e parlava dei suoi prossimi progetti che sono completamente diversi da quello che è Il Suono del Mondo a Memoria, sono rimasta molto impressionata. Sam è un personaggio con cui è difficile entrare in empatia, soprattutto all'inizio, perché oltre a volersi isolare dal resto del mondo, si pone appunto una missione che chi di noi mai se la porrebbe, quindi è difficile rivedersi in questo personaggio e all'inizio può creare un po' di distacco, ma come vi dicevo, questo fumetto è una continua scoperta, una continua sorpresa. Man mano nella lettura si capisce bene chi è Sam, lo si scopre un pochettino di più, magari non lo si comprende appieno, però si riesce a capire meglio il perché sta facendo quello che sta facendo, perché si mette, diciamo, di nuovo in gioco, perché ha questa lotta, questo conflitto interiore. Quando ho terminato questo fumetto, devo essere sincera, mi sono sentita un po' insoddisfatta. Non so neanche io spiegarlo bene. Ho sentito come se mancasse qualcosa, come se io non avessi capito qualche cosa e quindi ho avuto l'impulso di rileggerlo. Quindi sì, io ho riletto questo fumetto, l'ho letto due volte ed è una cosa che con le graphic novel non mi capita mai. Mai appena terminata la lettura di ricominciarlo da capo. È una cosa veramente strana per me. Ho avuto proprio questo impulso di rileggerlo per vedere se riuscivo a capire, comprendere qualcosa di più, a cogliere magari quelle piccole cose che mi erano sfuggite alla prima lettura. Non lo so, sicuramente è una storia per niente banale e è molto ricca di sorprese. È un fumetto che io personalmente vi consiglio tanto di leggere. È una storia d'amore per niente banale o classica. È una storia che parla di vita, di mettersi in gioco, di sfidarsi, di cercare di superare i momenti più difficili e tornare a vivere quando sarebbe impensabile farlo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo fumetto, se lo avete già letto, se vi incuriosisce, se lo avete arraffato con gli sconti Bao, che purtroppo non ci saranno più quando sarà online questo video. Che cosa triste.
Comunque, fatemi sapere la vostra perché sono molto curiosa, ho bisogno di confrontarmi con qualcuno riguardo questo fumetto perché mi ha colpita veramente tanto. Poi sono molto fresca dall'incontro che è stato tipo l'altro ieri mentre sto girando questo video e è stata veramente un'emozione pazzesca per me. Io ero un po' tesa e agitata, però molto emozionata. Penso che poter avere queste occasioni in cui senti parlare l'autore che ti interessa, che ti piace e interagire in un qualche modo sia un'occasione unica, fantastica, quindi sono veramente felicissima. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!